Siamo con Xavier Jacobelli, direttore editoriale di calciomercato.com. Grande entusiasmo per la banda dei ragazzi di Walter Bonaccina. Ieri abbiamo superato il Milan per 1-0, gol alla mezz'ora di Kais. Adesso c'è la finalissima contro la Lazio. Uno scudetto primavera, caro direttore, ma tu lo saprai senz'altro, che manca da 15 anni in terra bergamasca. Comunque vada, sono un successo, secondo me, perché questo deve essere lo slogan che accompagnerà i ragazzi di Bonaccina nella finale di domenica sera a luglio alle 21, perché essere riusciti a guadagnarsi il diritto di battersi contro la Lazio per il titolo italiano dopo così tanto tempo significa che il lavoro che è stato fatto è un lavoro fantastico, eliminando il Milan, che è una signora squadra nelle cui file, fra le altre, c'era anche un elemento del calibro di Cristante, che si è destinato a fare il salto in prima squadra, poi per non parlare di Simone Andrea Gadd, lo stesso Petagna, di cui si dice un gran bene, e bene dall'altra parte invece il gol di Kais, ma soprattutto la prestazione della squadra, come non pensare per esempio a Palma, che è stato sicuramente uno dei grandi marcatori di questa stagione, su cui hanno messo gli occhi diversi club. Insomma, mi pare che i tifosi dell'Atalanta abbiano molti buoni motivi per essere soddisfatti e orgogliosi di questa primavera che domenica sera si batterà per il titolo italiano. Bonaventura chissà se verrà ceduto, sta di fatto che è un peccato non poterlo vedere nei 23 che affronteranno la Repubblica Ceca e che poi parteciperanno alla Confederations Cup. Intanto è importante che abbia debuttato nell'amichevole con San Marino, perché Bonaventura, il grande, li conosce benissimo, alle spalle si è lasciato un grande campionato e sa di avere un anno di tempo per entrare nel gruppo dei 23 che andranno in Brasile. Quindi davanti a sé è una stagione molto importante. Gabbiadini, c'è qualche novità per quanto riguarda il futuro del Gabbia, attualmente a metà tra Atalanta e Juventus? Ma sai, dipende molto intanto dal Bologna, poi ci sono delle richieste che arrivano dal Borussia Dortmund, potrebbe rientrare anche nell'operazione Berardi, un giocatore del Sassuolo che piace molto alla Juventus, e ci potrebbe essere anche una partenza di Gabbiadini da Bologna. Sono gli scenari aperti. Ora c'è conto che Gabbiadini faccia il disco di un grande europeo under 21, l'altro ieri sera ha debuttato alla grande, quando è entrato ha letteralmente impresso un'accelerazione alla manovra della squadra di Mainz, che colpo una splendida vittoria sull'Inghilterra che, non dimentichiamo, nelle ultime 9 partite non aveva subito nemmeno un gol.